Ciao a tutti ragazzi e bentornati per questo nuovo video. Oggi recensiamo un PLA molto molto carino. Lo trovate sul sito dell'Azure Film. È il PLA 3020T rosso semi-trasparente. Ha una finitura molto molto bella, devo essere sincero. L'unica pecca che trovo su questo tipo di filamento, ragazzi, ed è un consiglio quello che vi sto dando, è che si vede il reticolato che interno, si vede l'infill. Quindi, se utilizzate questo tipo di filamento, cercate di farlo con un infill a zero, oppure fare almeno 4 pareti da 0 a 4, quindi 1.6 o 1.2, per far sì che non si veda all'interno. Dovete farlo leggermente più coprente, ma voi direte: questo è un semitrasparente fatto apposta per essere appunto semitrasparente, bisogna fare le pareti sottili. Bene, fate le pareti sottili, ma dovete tenere l'interno, la densità di riempimento molto molto vicino al basso, perché altrimenti dallo zero, perché altrimenti si vedranno tutte le varie linee interne. Vi faccio vedere alcune stampe che ho fatto e che devo ancora completare, tra cui questa qui di Interstellar, che è TARS, non potevo non stamparlo. Molto semplice, sono 4 cubi e con un foro in mezzo, al quale poi va incollato il perno che serve per far girare il tutto. È molto carino, va verniciato, un po' di primer e un po' di vernice cromo o alluminio, e poi andiamo a dipingere le scritte nere con la scritta nera con un pennellino piccolo, oppure cartando tutto per bene e usando l'aerografo. Queste che state per vedere adesso sono gli oggetti migliori secondo me per questo tipo di filamento. Hanno un risultato che è veramente sensazionale. Sono dei vasi, ne trovate tranquillamente centinaia su Thingiverse. È un filamento che si presta molto a questo tipo di oggetti, perché appunto non ha un riempimento all'interno, c'è solamente una parte all'esterno che, abbastanza densa, riesce a renderti l'oggetto molto lineare, molto pulito, te lo rende semi-trasparente, un po' lucido, che ti dà questo effetto finale che secondo il mio punto di vista è veramente spettacolare. Come potete vedere, vi metto le luci in varie posizioni per farvi vedere che comunque la luce traspare, non è un filamento molto molto denso come colore, come può essere un nero che non ti lascia passare un minimo di luce. E questo qui in particolare ha anche almeno 3 pareti, 1.2, quindi facendolo in 0.8 avrete sì un oggetto molto molto meno stabile, molto molto meno resistente, ma probabilmente potrete creare degli oggetti molto molto carini. È un filamento che non costa neanche tanto, sul sito di Azure Film al momento lo trovate intorno ai 25 euro, lo Strongman intorno ai 32-33, che però è assolutamente coprente. Se alcuni di voi hanno già visto la mia altra recensione su un filamento della Azure Film, che è il PET G blu semitrasparente, questo tipo di colore ci va molto molto vicino. Vi consiglio di provarlo, sempre sul sito di Azure Film trovate il blu semitrasparente, il green, il red, il total white e il trasparente base. Come PET G siamo appunto intorno ai 27 euro, quindi nemmeno tanto. Vi consiglio di prenderne una e una e poi fare le vostre prove. Io mi sono trovato molto molto bene con questo fornitore. Come potete vedere, appeso a questo articolo che ho appena stampato, c'è una bobina di neon arancione, che è un colore che adoro, veramente veramente bellissimo. Proverò il glitter, successivamente ve lo recensirò. E queste sono tante piccole creazioni che ho fatto con questo filamento, e il risultato, ragazzi, è veramente veramente molto carino. Iscrivetevi, fatemi sapere cosa ne pensate, commentate e al prossimo video, ragazzi. Grazie a tutti e non scordatevi di usare il link in descrizione.